Com'è cambiato lo sport, com'è cambiato il calcio dai suoi tempi ad oggi? Sono cambiate tante cose. Adesso sono subentrate cose che erano impensabili nel nostro periodo, gli sponsor, società che sono diventate SPA. Ma sul campo è cambiato poco, forse qualche sistema di gioco, però il campo rimane quello che poi detta la verità del calcio. E intorno è cresciuto un grande business che prima non c'era. Per quanto riguarda invece le nuove generazioni, ovviamente deve dare un suo consiglio a quei ragazzi, ma soprattutto ai genitori, come ha detto sul palco. Ma io credo che hanno già tante persone che gli possono dare consigli. Io credo che bisogna che i genitori stiano un pochino più lontani dai figli, soprattutto nel calcio. Ma è quello di avere passione, non c'è un consiglio da dare ai ragazzi, di avere passione, non di avere passione dei soldi, ma avere passione dello sport che pratichi. E questo è la cosa più importante e determinante, perché se non hai questo è inutile andare avanti. Tornato in Puglia, in provincia di Bari, alla squadra del Bari è legato sportivamente. Ora il Bari si prepara ad affrontare i play-off. Come lo vede? Non so se lo sta seguendo. No, purtroppo non sto seguendo perché sto seguendo la Serie A e ho difficoltà a seguire il resto, di conseguenza non posso dare un giudizio. Mi auguro che il Bari riesca a rimanere e che per voi sia una cosa positiva. Ma il Lecce ieri tanto ha fatto un passo molto, molto avanti, perché ha fatto una vittoria che forse nessuno si aspettava. Liverani sta facendo un ottimo lavoro insieme alla società e purtroppo per rimanere in Serie A bisogna impegnarsi e si hanno degli avversari, e per rimanerci bisogna vincere, questa è la cosa determinante. Era importante riprendere per il calcio, altrimenti ci sarebbero stati dei grossi problemi economici. I giocatori hanno ripreso con coraggio, senza dire niente, senza essere mai stati interpellati, e questa è una cosa che non mi è piaciuta e non è positiva. Credo che i calciatori debbano riprendersi un po' il centro del campo.